Sì, diciamo che all'inizio siamo state un po' anche sfortunate dal punto di vista degli infortuni, perché io avevo cominciato effettivamente ad allenarmi fine ottobre, poi abbiamo avuto la centrale con la mononucleosi, poi quando siamo rientrate quasi tutte si è rotta il ginocchio una banda, quindi un po' così, segnata dagli imprevisti, e così si è anche conclusa. L'abbiamo interrotta proprio quando avremmo dovuto giocare uno scontro salvezza contro Mantova, se non sbaglio. Avevamo fatto due vittorie importanti e niente. L'ho passato a Trento, ho studiato, poi 3 volte alla settimana facevamo video allenamento col nostro preparatore, quindi allenamenti online con tutta la squadra, facevamo preparazione fisica, anche perché all'inizio non si sapeva ancora se questo campionato fosse finito oppure se ci fossero stati magari dei concentramenti per recuperare tutte le partite, perché mi sembra che l'ufficialità ci sia stata appena a Pasqua, quindi ci siamo tenute in forma, pronte per riniziare. Sì, diciamo che è una cosa buona il fatto che inizi i primi di novembre, così abbiamo avuto anche il tempo di riprendere con calma, perché comunque anche se lavori fisicamente a casa è diverso poi cominciare anche con la palla, e c'è un alto rischio dal punto di vista degli infortuni, quindi abbiamo cominciato con calma e preparandoci al meglio, si spera. Siamo sempre una squadra molto giovane che punta sulle under e un mix di gioventù e esperienza. Quindi, come ogni anno, ogni partita sarà fondamentale. E quindi l'importante sarà lavorare bene in palestra e poi raccogliere i frutti nei weekend. Siamo anche abituate a questo ruolo perché ormai è da un bel po' di anni che lo facciamo qui e ci piace comunque, perché ci piace aiutare le ragazze più giovani e poi comunque è una grande soddisfazione anche vederle come crescono durante l'anno e come si evolvono come giocatrici. C'è una grandissima differenza da come sono arrivata e da come sono oggi. Ero arrivata che non sapevo ancora ricevere, perché era la prima volta che facciamo l'attaccante ricevitore. E sicuramente degli anni segnati dal duro lavoro in palestra, ma tutti dei bellissimi anni sicuramente. Penso di aver trovato il mio equilibrio, forse, perché io studio giurisprudenza, sto per concludere gli studi, e diciamo che la categoria che secondo me è la più adatta per far combaciare entrambe le cose. Mi sento triestina, però un po' trentina, non posso dire di non esserlo, ecco.